Si operazione dei carabinieri di Alghero, sgominata banda di giovanissimi algheresi dedita al consumo e spaccio di droga, avevano stabilito come base i giardini di via Tarragona. Sono finite agli arresti in 15. Intanto questa mattina Rapina alle Poste è già fermato il responsabile. Parte ufficialmente la campagna elettorale delle regionali, sabato il via il convegno del Carlo V alla presenza dei massimi vertici isolani del partito, in particolare il presidente Ugo Cappellacci. Mancano due giorni a Natale. Ad Alghero le vie del centro storico si sono ravvivate con le persone che nonostante la crisi passeggiano tra le vetrine e cercano i loro pensierini di Natale. Siamo andati a chiedere proprio alle persone che cosa hanno deciso di comprare per l'occasione e come trascorreranno questa festa. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, buon inizio di settimana, come avete sentito dai titoli del nostro sommario apriamo questa edizione del lunedì del telegiornale con la cronaca maxi operazione dei carabinieri di Alghero, sgominata banda di giovanissimi algheresi dedita al consumo e spaccio di droga. Avevano stabilito come base i giardini di Via Tarragona, sono finiti agli arresti in 15, intanto questa mattina rapina alle poste, già fermato il responsabile. 50 militari delle compagnie di Alghero e Porto Torres della sezione della Polizia Giudiziaria del Tribunale dei Minori con la collaborazione del personale femminile della Polizia Locale del Comune di Alghero hanno chiuso il cerchio intorno ad una banda di giovani, per lo più giovanissimi, dediti allo spaccio di droga. Diverse le sostanze recuperate dai militari che hanno indagato per diversi mesi con anche l'ausilio di mezzi tecnologici. In particolare grazie a delle microtelecamere sono stati individuati i luoghi dove le sostanze venivano vendute e consumate. Come detto d'intesa con le competenti autorità giudiziarie, sono stati svolti mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento nei luoghi di aggregazione giovanile. È emerso che un gruppo di giovani, anche minori, era solito frequentare i giardini Tarragona di Alghero. Gli stessi sono stati sottoposti a particolari controlli che hanno consentito di documentare un'intensa attività di spaccio di stupefacenti anche nei confronti di soggetti adolescenti. In base sempre alla ricostruzione dei militari, la prima parte delle indagini ha portato all'arresto di tre giovani in flagranza del reato di spaccio e al conseguente sequestro di marijuana. Nel proseguo è stata condotta senza ausili tecnici, ma limitandosi a fotografare e riprendere i comportamenti del gruppo di giovani. L'attività ha consentito di acquisire gli elementi necessari a seguito dei quali l'autorità giudiziaria ha emesso i provvedimenti cautelari eseguiti oggi. Cinque gli arresti, uno è stato recluso in carcere, quattro i domiciliari. Per un altro maggiorenne è stato deciso l'obbligo di dimora. Invece il Tribunale dei Minori ha deciso per altri quattro la permanenza in comunità e ulteriori cinque giovanissimi sempre il divieto di lasciare la propria abitazione. E come anticipato rapina in tarda mattinata alla sede centrale delle Poste di Via Carducci. In base alle prime notizie un uomo si è introdotto nell'ufficio postale e minacciando il personale pare armato è riuscito a portare via alcune migliaia di euro. Providenziale l'intervento del personale in borghese della polizia che è riuscito a fermare l'uomo che si trova già in commissariato e a recuperare quanto portato via. Nell'edizione di domani del telegiornale vi forniremo maggiori dettagli rispetto a questa notizia, come detto giunta Pochi minuti fa in redazione. È sempre per la cronaca i carabinieri del comando provinciale di Sassari sabato notte in coincidenza dell'iniziativa IOAI Puntare hanno predisposto una serie di servizi per garantire il tranquillo andamento della serata e scongiurare l'accesso alla guida di persone non completamente lucide, con servizi appiedati in paese e di controllo e circolazione stradale con l'etilometro. Nell'ambito di questi, in Piazza Castello, intorno a luna di notte, è stato arrestato un 23enne di Alghero MG queste le iniziali del pregiudicato in evidente stato di ubriachezza il ragazzo si è reso responsabile di una collutazione con altri giovani e poi si è scagliato contro i militari della compagnia di Sassari intervenuti per calmare gli animi resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale i reati contestatili il 23enne a cui erano stati assegnati gli arresti domiciliari non è stato trovato in casa dalla pattuglia e per questo ieri mattina è stato ulteriormente condannato anche per evasione Passiamo alla politica. Parte ufficialmente la campagna elettorale delle regionali. Sabato il via al convegno del Carlo V alla presenza dei massimi vertici isolani del partito Forza Italia, in particolare il presidente Ugo Cappellacci. Confermata la candidatura di Marco Teddi a consigliere regionale, ma sentiamo i vari interventi partendo dal governatore. Alghero chiama Sardegna. Questa è. Eh... La frase che è riportata sulla locandina dell'evento. E oggi si è parlato molto, ci sono sono arrivati molti spunti. E, e, si è parlato di politica, si è parlato di classe politica. Io vorrei uh, dire subito una cosa. Uh, Viviamo certamente un momento di crisi, ma non solo di crisi economica, parleremo anche di questa, una crisi straordinaria, senza precedenti, la più grande crisi dal 29 ad oggi, dicono gli esperti. Ma oggi viviamo un'altra crisi, Vediamo, assistiamo a, una, a uno scenario drammatico, viviamo una crisi di valori, viviamo la crisi della politica perché eh, dobbiamo dirci le cose come stanno, perché altrimenti sarebbe un esercizio vano il nostro e probabilmente saremmo anche solo autoreferenziali e commetteremmo l'errore che spesso la politica commette, ovvero ossia, scambiare la politica con le carriere personali dei politici. La politica vive un momento di crisi straordinaria e se eh, vediamo crescere i grillini piuttosto che la non partecipazione al voto, se vediamo scendere le piazze i cosiddetti forconi e eh, percepiamo un'atmosfera uh, uh, critica e anche come dire, lo vediamo con una certa preoccupazione per quella che è la coesione sociale, per, talvolta anche per quella che è la sicurezza e l'ordine pubblico. Tutto questo accade e dobbiamo esserne consapevoli perché c'è un momento di crisi profonda. E noi dobbiamo eh, tentare di fare uno sforzo per eh, far rivivere i valori veri della politica. Sentiamo adesso l'ex sindaco Ted che parla delle varie questioni aperte del territorio su cui la Regione dovrà lavorare nella prossima legislatura. Tutto ciò che serve per ottenere un rilancio della nostra economia, un rilancio della nostra società, della nostra cultura se vogliamo, un rilancio. Rinverdimento delle nostre valenze e delle nostre volontà. Ebbene, purtroppo, devo però soggiungere che per utilizzare, utilizzando un aforisma che possa racchiudere queste nostre valenze, noi abbiamo tanto pane, ma non abbiamo i denti e mi spiego meglio. Abbiamo queste valenze che, però, non riusciamo a mettere a frutto. Palazzo dei congressi, l'aeroporto, che per fortuna produce anche se stenta ad avviarsi verso un cammino di tranquillità. Ma Montana di Surighedu, delle quali Gianni Martinelli ci ha raccontato le ultime vicissitudini, le ultime da 30 anni, da oltre 30 anni, non vengono assolutamente utilizzate queste aziende. 1200 ettari. Con credo 50.000 metri cubi di volume, 4 milioni di metri cubi di acqua nel bacino, la possibilità di fare agricoltura, pastorizia, sport, turismo. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Ma non abbiamo soltanto queste cose, Presidente. Abbiamo anche altre infrastrutture che hanno necessità dell'attenzione della Regione. Per chiudere l'ex assessore Martinelli che ha ricordato l'importanza del parco di Porto Conte per il territorio, con la richiesta di un finanziamento congruo riguardo la volontà di far crescere e sviluppare l'area di riserva terrestre. Siccome l'assemblea del parco è rappresentata dal consiglio comunale, oggi composto da 24 elementi, abbiamo fatto una proposta in consiglio, te la rimandiamo, te la, te la gireremo al più presto, se non ce l'hai, ma penso di sì di tagliare immediatamente l'assemblea anziché 24 elementi a 10, di eliminare il CDA perché siamo convinti che basta per amministrare il parco, basta un buon presidente e un buon direttore generale e basta. Tutto il resto sono chiacchiere. Non siamo, visto che in questi giorni da poco gli onorevoli regionali presenti oggi in consiglio regionale hanno presentato una proposta di legge, per fare in modo che all'interno del parco regionale di Portoconte, che è, badate bene, tutto quanto facente parte ovviamente il territorio comunale, vengano inserite anche altre realtà, tipo la regione, tipo la provincia che noi vogliamo abolita perché è un ente inutile, per essere chiari, e altri enti come l'ente foreste. Noi siamo contrari come movimento a questa proposta perché non vogliamo essere scippati dal nostro territorio. Quelle... Da oggi fino al 6 gennaio 2014 ritornano in attività i 10 vigili stagionali. Le unità andranno a rafforzare l'organico per migliorare il servizio sul fronte della viabilità, del controllo e della sicurezza. Dopo una prima parte di attività svolta in estate e conclusa il 21 settembre, da oggi i vigili stagionali tornano in strada fino all'Epifania, ad integrare il lavoro degli agenti coordinati dal comandante Guido Calzie. Un mercatino natalizio di beneficenza per gli amici animali. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Mondo Nuovo, in particolare dalla sua rappresentante Veronica Solinas, si è svolta nella giornata di ieri in uno spazio della piazza dei mercati. Per l'occasione sono state coinvolte le associazioni che si occupano in città di animali, cani e gatti e che ogni giorno sono in prima linea per la loro cura e difesa. Ognuno ha allestito il suo banchetto dove sono stati messi in vendita i vari lavori realizzati per autofinanziarsi. Oltre al banchetto dell'Associazione Mondo Nuovo, dove si sono sono potute fare delle donazioni in danaro per finanziare cure mediche e medicinali per gli animali a quattro zampe. Erano presenti anche quelli dell'associazione Amici di Matisse, che si occupa principalmente di gatti fuori di zampa, associazione di volontari che si occupa invece di cani. Presente anche il canile primavera, struttura privata che ha portato in piazza dei mercati alcuni cuccioli da adottare. Banchetto anche del negozio Mondo degli animali, specializzato per gli acquisti di mangimi e accessori per tutti gli animali. Ma abbiamo parlato di questa iniziativa proprio con l'organizzatrice Veronica. Solinas di Mondo Nuovo. Siamo in compagnia di Veronica Solinas dell'Associazione Mondo Nuovo, associazione che ha organizzato il mercatino di Natale per gli amici a quattro zampe. Alla fine un mercato di beneficenza dove hanno esposto diversi banchi. Come è andata? Ma devo dire che è andata piuttosto bene, nel senso che è venuta tanta gente, si sono tutti quanti dimostrati molto sensibili a, a questo e sì, è andata bene, Insomma, poteva andare meglio però ci accontentiamo, era la prima volta, quindi dai... Un buon inizio. Sì, assolutamente sì. Non solo banchi dedicati comunque ai cani ma anche ai gatti e poi ovviamente tutto è beneficenza. Sì, allora ti dico chi c'era, c'era l'associazione Amici di Matisse. Eh, puramente dei gatti, eh, fuori di Zampa, i volontari e poi c'era Mondo degli Animali che è un negozio di animali nuovo e eh, sono arrivati dei cuccioli del cane di primavera, due o tre cuccioli del cane di primavera. Lo scopo di questo mercatino? Lo scopo era di dare una mano alle associazioni di volontariato, perché loro comunque ci mettono tanti soldi e tanto tempo e non ricevono mai aiuti da nessuno. Quindi tutto il ricavato andrà eh, a loro, e ovviamente anche il cibo che hanno comprato e i soldi, soprattutto per, le, per, le, per i veterinari e le cure mediche. Quindi tutto a loro. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità, tra poco. E rientriamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Mancano due giorni a Natale, ad Alghero le vie del centro storico si sono ravvivate in questo fine settimana con le persone che nonostante la crisi passeggiano tra le vetrine e cercano i loro pensierini di Natale. Siamo andati a chiedere proprio alla gente che cosa ha deciso di comprare, se ha deciso di comprare per l'occasione e come trascorrerà questa festa. Allora, abbiamo incontrato a passeggio per il centro storico Gianmarco, Gianmarco manca poco a Natale, tu la letterina l'hai fatta? Sì, già fatta mm, Ce lo puoi dire che cosa hai chiesto a Babbo Natale? Eh, Diciamo, si potrebbe dire un tablet O oh, un tablet, sei super mega tecnologico sì. Questo Babbo Natale deve essere ricco per portarti il tablet? Eh, È abbastanza. E tu sei stato buono quest'anno? Diciamo. Allora ti chiedo un'altra cosa: come lo passerai il Natale? Con i tuoi genitori? In famiglia? In famiglia, magari andiamo anche a Cagliari a trovare i miei nonni. Caspiterina, ascoltami. E alla fine l'albero l'hai fatto? Sì. Il presepe? Quello no. Nemmeno io perché non ho posto. Però l'albero di Natale c'è? Almeno quello sì. Ti piace com'è festa? Sì. Allora, abbiamo sempre detto che il Natale è comunque la festa che piace tanto ai bambini. Marta e Alessandra vi abbiamo incontrato, adesso vogliamo sapere anche da voi se avete fatto eh, scritto la letterina Babbo Natale. Sì, sì. Ok, però adesso mi dovete dire più o meno che cosa gli avete chiesto, a noi interessa. Uh -huh. Trucchi. Trucchi e tu? Eh, la cucina. Quindi tutti diletti a truccare e tutti diletti a cucinare. Allora, volevo sapere, l'albero di Natale è tutto a posto? Sì. L'avete fatto insieme ai genitori? Sì. Perfetto. Come lo passerete questo Natale in famiglia? Sì. Io con mamma e papà. Io con mamma e papà escoci il mio cane. Ah, c'è anche Io il cane natalizio. Con il mio gatto Trille e il mio cane Malou. Quindi un Natale tra famiglia e animali domestici che poi sono alla fine di famiglia. Allora vi chiedo, comunque questa festa del Natale vi piace? Sì. Siete contenti quando arriva Natale? Sì. Volete fare tanti auguri ai nostri telespettatori? Di Buon Natale, dai, dite. Tanti auguri. Tanti auguri. Buonasera a voi. Buonasera. Vi disturbo solo un attimo: due minuti. Volevo solo sapere se avevate già comprato qualche regalo. A chi e se state pensando comunque di comprarlo se non l'avete fatto? No, ancora non, io personalmente non ho acquistato niente, sì, comunque qualche pensiero non ci scappa sempre per Natale, anche se è una cosa piccola, però sì, Natale è Natale, anche se c'è la crisi, cioè lo capisco, però ovviamente nel limite delle possibilità. Rispettando anche chi non ha lavoro, perché non voglio mancare di rispetto a chi lavora o non ce l'ha e a chi, come me, vorrebbe avere la possibilità di poterlo fare, perché non è una scelta di volere o non volere, è anche dalla possibilità, soprattutto di chi, come me, grazie a Dio, ha la possibilità di farlo. E rispetto al fatto invece di tralasciare i regali, comunque il Natale è sempre tradizione, alla fine voi lo passerete in famiglia, avete deciso di fare qualcosa, pranzo, cenone? Ma sicuramente sempre in famiglia perché abbiamo anche le persone anziane che giustamente non vogliamo tralasciare nessuno e poi vediamo che è sempre bello passare in famiglia perché abbiamo sempre i bel ricordi anche dell'infanzia e vogliamo mandarli sperando domani ai nostri figli e nipoti. Comunque nonostante tutto l'aria di Natale si sente sempre. Abbastanza. Buonasera signora, l'ho fermata perché mi sono fatta gli affari suoi, l'ho vista con dei pacchetti in mano, volevo sapere per chi sono. Per delle amiche e anche uno per me. Quindi il regalino c'è anche questo Natale. Sì. Si certo. mantiene la tradizione? Certo, se no che Natale è. L'aria di Natale la sente? Mm, sì, perché è normale, anche se penso che andremo al mare con in costume, con questo caldo che fa. Mi dica una cosa, come lo passerà il Natale? Ha già deciso? Ehm, ho già preparato, proprio stasera ho spento il cappone. Il coso, e devo comprare per fare i i capelletti, veramente. Insomma, quindi lei ha gente a casa? Sì, gente a casa, degli amici, i parenti niente di, niente di particolare, insomma. Natale tradizionale. Sì, molto tradizionale. Buonasera, signore Belle. Buonasera. Volevo sapere siete a passeggio per comprare regali? No, eravamo da mio figlio, che mio figlio ha aperto un laboratorio Rafa. beh allora. Lui... E quindi signora, alla fine può comprare qualcosa da suo no, figlio? No, allora mio figlio fa solo riparazioni. Ah, quindi c'è la scusa lei. Sì, no, non compro niente quest'anno perché va a pagare le tasse. Abbiamo pagato un sacco di tasse. L'IMU della seconda casa dove abita, che mio figlio abita a Torino, ma se ne sta venendo qua. E quindi. Ne sono andati per quello, dice? Eh, tu, tutta la pensione e anche la, la tredicesima. Però, ascolti, ma il pranzo, il cenone di Natale a casa vostra lo farete? Sono Io sono invitata da, da mia cognata, da mio fratello. Quindi lei ha trovato casa, diciamo? <ride> sì, sì. Però la tradizione, il pranzo di Natale o la cena, la fate sì, lo la stesso. Facciamo lo stesso, sì. Mi dica una cosa, ma come sentite, prima lo chiedo a lei poi anche alla signora, come sentite l'aria di Natale quest'anno? È sempre uguale. Ugale, non c'era mare. Cosa vogliamo quest'anno? Stanno andando e peggiorando le cose. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Cadeano all'Alghe si inserisce anche il Festival del Barrio Vel che il musicista Enzo Favata ha voluto creare per la sua città. Si tratta di una rassegna musicale che si inserisce nel contesto della città storica catalana, dice il sassofonista intende svilupparsi in armonia con tutte le componenti del territorio così ricco e particolare, accostando la creatività del jazz alla bellezza del paesaggio e alla qualità delle produzioni tradizionali. Il Festival del Barrio Vel proporrà una rassegna di tre concerti al Teatro Civico di Alghero dal 27 al 29 dicembre con ingresso gratuito. Il primo spettacolo si terrà venerdì 27 dicembre alle 20.30 con Alfonso Santimone al pianoforte. Il giorno successivo, sabato 28, alle 20.30 si continua con un concerto per piano solo, questa volta con la giovane rivelazione del jazz italiano Enrico Zanisi. Per la giornata conclusiva, domenica 29 dicembre alle 18.30, il Teatro Civico ospiterà Caracas Café, un viaggio sonoro con musiche originali dove il ritmo mediterraneo incontra l'energia del camdom il ritmo delle danze sudamericane. E sempre all'interno dei festeggiamenti per Natale Cadean eh, abbiamo questa sera alle 19.30 in programma il concerto del giovane cantante algherese Marco Kerchi che approfitta così per augurare un buon Natale a tutti i suoi concittadini. Marco Kerchi, giovane cantante algherese che comunque tanto successo e consensi, stai riscuotendo. Questa sera sarai protagonista in Piazza Pino Piras di un appuntamento del calendario del Cadeana L'Algei, il concerto di Natale alle 19.30. Sì, si tratterà di un concerto eh, di un'oretta e mezza, ci saranno canzoni un po' per tutti, da, da Celentano ai Muse, a Mengoni. Quindi si cercherà di accontentare i gusti proprio di tutti quanti, eh, sperando che sia una serata in musica ma anche in divertimento per augurare quindi buon Natale a, eh, alla città. Un buon Natale a tutti gli Algrisi che comunque ti hanno sostenuto anche in un televoto che serve poi per approdare a Casa Sanremo, ce ne vuoi parlare? Sì, questo televoto è ancora aperto, si tratta del televoto appunto dei grandi festival italiani e per chi volesse votarmi eh, può mandare un messaggio al numero 4883-888 eh, scrivendo GFI spazio 30. Sei contento dunque di regalare questo concerto ai tuoi concittadini? Sì, sono contento, sono contento anche che eh, il comune di Alghero mi abbia dato questa grande eh, eh, opportunità e quindi spero che la serata sia di gradimento per tutti. E dalla musica allo sport, ultima giornata del girone d'andata, quella disputata ieri in Eccellenza, le due formazioni locali, Alghero e Fertile, hanno ottenuto rispettivamente un pareggio e una vittoria negli anticipi del sabato con San Teodoro e Taloro Gavoi. Il Fertile, grazie al successo, si è ripreso la seconda posizione. Ieri si è chiuso il girone d'andata del campionato di eccellenza. L'Anorese campione d'inverno al primo posto con 37 punti ieri ha pareggiato 0-0 sul campo del Porto Corallo e adesso vede ridotti i punti sulla seconda fertilia di sole tre lunghezze. E proprio per quanto riguarda gli incontri delle nostre squadre locali, entrambi hanno disputato in anticipo questo turno. L'Alghero non certo in un momento societario tranquillo con anche le dimissioni del vicepresidente Angelo Mannu, ha trovato un buon pari sul campo del San Teodoro. La partita è terminata a 0-0 a -0 e le due squadre si sono spartite un punto a testa. Da registrare la presenza in campo dei due nuovi arrivati, Levakovic e Sanna. Punto che fa salire l'Alghero a quota 18 che tiene così dietro i Galluresi. Vittoria invece per il Fertilia, la formazione di mister Massimiliano Paba ha battuto al Mariotto il Taloro Gavoi e si è ripresa la seconda posizione della graduatoria, a meno tre punti dalla Nuorese. Un posto da vicecapolista meritato che arriva dopo la sconfitta al vertice proprio contro la squadra di Bernardo Mereu di sette giorni fa, che l'aveva ricacciata nella terza casella della graduatoria. Una gara, quella di sabato, che rappresentava un altro scontro diretto con il Taloro Gavoi, visto che alla vigilia dell'incontro le due formazioni erano divise da un solo punto. È stata una rete di Capitan Mereo a firmare la vittoria dei canarini che chiudono meritatamente il girone di andata al secondo posto. Nel campionato di seconda categoria girone G sconfitte per entrambi gli Algheresi. La Pietrai Alghero ha perso 4-2 sul campo del Tiesi, mentre il Maristelle è stato sconfitto per 2-0 sul campo della capolista Fulgor Sassari. Sconfitta che brucia per l'Amatori Novaco Rugby Alghero. La compagine giallonera ha infatti perso per soli 3 punti. La gara che l'ha vista giocare sul campo del Prato Sesto. Questo dopo aver chiuso i primi 40 minuti in vantaggio. Ora i campionati andranno in pausa. Si ritornerà a giocare a febbraio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Amatori Novaco Alghero. 22-19, il risultato finale della gara che ha opposto gli Algheresi al Prato Sesto nell'incontro giocato in terra Toscana, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A2, ultima del girone d'andata. Una partita dove la compagine giallone ha chiuso il primo tempo addirittura in vantaggio con il punteggio di 9-12. Ma poi, una volta tornati in campo, i padroni di casa del Prato Sesto hanno raggiunto e superato l'Amatori vincendo l'incontro. Per la cronaca, ad aprire le marcature sono stati proprio padroni di casa con un piazzato di Wakarua. Otto minuti dopo ha risposto Leota che ha messo a segno una meta non trasformata. Ancora due piazzati di Wakarua seguiti da una meta di Franchin prima della pausa che come detto ha visto in vantaggio gli algheresi per 9-12. Nei secondi 40 minuti è il Prato a dominare il campo con le segnature ancora di Wakarua che ha anche trasformato una meta di Brogi. Per gli algheresi ha segno solo Spirito con una meta questa volta trasformata da Pins, ma il conto finale ha visto vincitori i padroni di casa per 20. 2-19. Nonostante la sconfitta, l'Amatori lascia la penultima posizione e sale una casella della graduatoria a quota 17 davanti ora a Genova e Benevento. Adesso si andrà in pausa per le festività, si ritornerà in campo il prossimo 2 febbraio quando l'Amatori sarà impegnata in casa con il Gran Sasso per la prima giornata del girone di ritorno. Pesante sconfitta sabato per la Mercedes Basket Alghero. La squadra allenata da Coach Daniele Cordeschi ha perso di ben 50 punti a Trieste. La gara è terminata infatti 82-32 per le padrone di casa. Le biancoazzure restano ultime con due punti che questa 2013-2014 non sarebbe stata un'annata facile. La Mercedes, parliamo sia di dirigenza che di giocatrici, lo sapeva fin dall'inizio. Certo è che però sconfitte come quella di Trieste lasciano poco spazio ai commenti. La gara è terminata 82-32 per le padrone di casa, che hanno così inflitto l'ennesima sonora sconfitta agli Algheresi in questa stagione. Non certo un momento facile per Coach Kordeschi e le sue ragazze, che nonostante in alcune giornate facciano vedere buoni progressi rispetto a gioco e amalgama, in altre vedi il derby con Selargius e l'ultima gara di sabato, pare compiano molti passi indietro. I parziali raccontano di una gara nella quale già dal primo quarto la Mercedes si è trovata sotto di ben nove lunghezze. Nella seconda frazione solo tre punti segnati dalle algheresi, con un finale di 44-15. Si è ritornati in campo dalla pausa lunga con una partita dal risultato già compromesso, che ha visto le padrone di casa continuare a segnare e portarsi fino al 66-21, per poi dilagare nel quarto finale, chiudendo la partita sull'82-32. Per le algheresi Sara Zellini ha segnato 11 punti, seguita da Marica Zanardi con 10. E così la Merced resta ultima con soli due punti, frutto di una sola vittoria, quella con Val Madrera, squadra che precede la Merced in classifica di soli due punti. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro Telegiornale. Vi lascio al Meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.